Mi scusi, dov'è questo? Grazie, Buongiorno, professore. Buongiorno. Ecco, sono qui. Dunque, vediamo un po'. Benissimo, benissimo. Caro signor Fantozzi. Fantozzi. Come sta, Fantozzi? Fantozzi. Fantozzi, Fantozzi, ho capito, Fantozzi. Si accomodi, prego. Dove? Sull'etico. Qui. Sì, comodo, comodo. Comodo. Caro Capocci. Grazie, tutto andrà meglio adesso, sì. Bello, disteso. Ecco sì. Qui. Ecco. Ecco. Eccomi qua. Che c'è? Chi? Non mi guardi, non mi guardi. E ma allora guardo qua. Si rilassa, sì, va bello rilassato. Su, coraggio. È rilassato? Benissimo, allora dicevamo, lei il signor Bagherozzi, vero? Fantozzi. Sì, benissimo, di anni? 52. 62, perfetto. Allora, adesso mi dica tutto quello che le viene in mente, in piena libertà, senza censure, faccia conto che io non ci sia, d'accordo? Sì, dunque... Lei è praticamente solo. Sì, sì, lei non c'è mai, c'è un continuo... Non si vede. Rilassa. Allora, io... Sì? Tutto quel che mi viene in mente. Tutto, la prima cosa, con altro. Allora, sono cose riservate. Sì, dica. Lo fece parlare per tre interi taccuini. Fantozzi ci riversò dentro tutte le sue cose più intime e segrete, confidando nella famigerata riservatezza degli psicanalisti. Si può rialzare, so? Ma... Sì. Tutti... Senta... Sì. Ma dottore, allora, dopo tutto quello che ho confessato, si può concludere che io sono... Come? Non ho capito. Si può dire che io sono una merdaccia. Che ha detto? Ha detto che è una merdaccia! Lei non deve dire mai più quella parola. Mi scusi, ma non sono io, sono gli altri che mi hanno chiamato. Vabbè, ma lei non li ascolti. Sì, vabbè, allora io accetto il suo consiglio e quando esco di qui li mando tutti a quel... No. Questa è l'ultima cosa che lei deve fare. Lei non deve cercare rivalse. Lei si deve accontentare di quello che ha e accettarsi per quello che è. Sì, ma... Mi scusi, ma in questo modo io non riuscirò mai a guarire dal mio complesso di inferiorità. Ma lei non ha nessun complesso di inferiorità. Davvero? Lei è inferiore.